Noi sappiamo che nell'Antico Testamento erano presenti due altari. Attraverso questi si celebrava il culto al Signore e attraverso questi due altari si lasciava andare questo profumo che a Dio doveva essere gradito. L'elemento comune a questi due altari era proprio il fuoco. E l'altare è figura della nostra vita, è figura del nostro essere, di come dobbiamo presentarci al Signore per offrire al Signore quello che gli è gradito. Tutti i passaggi dovevano essere rispettati minuziosamente, perché quello che Dio ha preparato per noi lo ha preparato con estrema attenzione, lo ha preparato affinché fosse per noi di grande benedizione. Ma su che altare stiamo offrendo i nostri sacrifici? Su che altare vogliamo che scenda il fuoco? Ma forse qualche cosa ha influito negativamente sul nostro altare. Forse qualcosa che noi sappiamo bene ha bisogno di essere sistemato. Stiamo lavorando con le nostre forze, quando dovremmo andare semplicemente davanti al Signore, sapendo che Cristo Gesù è morto per noi e possiamo accostarci, fratelli e sorelle, chiedendo che il Signore possa riempirci di Spirito Santo. La preghiera fatta sull'alto solaio credo che fu una preghiera molto semplice. Signore, noi aspettiamo il Tuo fuoco. Signore, noi aspettiamo la Tua potenza. Signore, noi aspettiamo il Tuo riempimento. Signore, noi aspettiamo la Tua promessa. Signore, il sacrificio è lì, ma adesso manda il Tuo fuoco. E davanti a questa preghiera, il Signore mandò il Suo fuoco. Aspettate a Gerusalemme, riceverete potenza. E credo che tutti quanti noi desideriamo che sulla nostra vita possa scendere questa potenza, possa manifestarsi ancora questo fuoco.